Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Civ in questo nuovo video di Rhymekind. Allora, siamo qua alla casa galleggiante, vediamo un po' che succede. Corwin non accetta. Corwin non accetta visite. Aria, dice l'uomo alla porta. Ha uno sguardo folle e penetrante. Mi scusi, non mi penetri, mi spiace. C'è una taglia su Crown. Basta, mi sono stufato, dice. Poi parte l'attacco. Livello 9, mi ci poco più fa. Ti insegnerò quello che posso. Brava, insegnerò di tutto. Adesso segnali a come morire, poi dopo vediamo il resto. Ok. Vai, Omaru. Grande. Vai. Ti è andata bene. Sì, sì, proprio bene, bene. Mandato. Portiamo un movimento. Sì, non intestinale. Tentativo. Nodorino. Eccoci qua. Abbiamo preso poco, lo so, però comunque abbiamo preso. Sentiamo. Uno schigno. Pozioni. Materiale da craft. Un po' di soldi. Beh, non mi fanno schifo, E quindi siamo a posto. Oh, c'è da affrontare qualcuno. Quindi è così, Si direbbe. Solo un avvertimento. Se io cado, porterò con me tutti. Con me, tutto e tutti. Amici, nemici, poco importa, non mi farò sconfiggere facilmente. Non è ancora la mia ora? Compatti nell'orologio, insomma, sì. Ma c'è bello bello, comunque. So proprio devo. Ok, Omaru. Spaccato tutto. Veloce, come la vendetta. Sì. Io non andrei subito su di lui, perché comunque... se no ci metti 30 anni, diciamocelo. Mamma mia, che scudo possente. La Peppa. Un successo notevole. Ci farà male, vero? Non lo gradite in modo particolare, Vai. Ottimo. Ok. Ovviamente quella che aveva poca vita. Per la dea! Atena, ecco qua. La dea benedice tutti noi. Perfetto. C'è boia. Ma insomma non si fa così però, bisogna dirglielo. No, ho sbagliato. Vabbè, gli ho fatto male. Per carità. Allora, chi tocca a Maru? Omaru, facci sognare. Vai. Ecco. Troppo facile. In effetti. Ma visto che tanto siamo così in gara, gareggiamo, no? Lui. Ah, ce ne vogliono due. Beh, aspettiamo. Quindi facciamo così. Vai. Perfetto. Facciamo così. Perfetto. Vai. Ottimo. Omaru, vai. Ci hai spaccato il culo, Persino Braum ha bisogno d'aiuto qualche volta. Sì, infatti, insomma. Porca vacca. L'ho sentito questo, È da massa, non è adatto adesso, quindi facciamo questo. Fate attenzione di sotto! Perché da massa era bello prima, solo che effettivamente ce n'è uno solo. Che cazzo lo faccio fare? E la sua bella parrucca. Ok. Adesso possiamo fare una bella cosa. Allora... Turno al danno, bersaglio, nemico vicino, no. Questo no. Ci devono due in due coppia che fai 20. Questo non sarebbe malo, diciamoci la verità. Ok. Vai. Perfetto. Sei piacionata. C'ho 10, cosa dice? Ok, va bene. Questo facciamo così.
abbiamo buff, strabuff, abbiamo tutto. Stavolta non cede per nessuno. Perfetto. Ols la peppa. Grande così. Grande così. E grande così. Sì. Lo gradisco in modo particolare. È stato un piacere, è stato, arrivederci, mi saluti la suocera. La ricerca continua. E questa taglia è completata. Oh, signor Anello, salve. Questo come si chiama? Anello del difensore. Se è meglio di quello che abbiamo, per carità. Io sono il primo a prenderlo. Allora, equipaggiamento, andiamo da lui, anello di difensore, che è sempre epico. Continua a darci sempre le stesse cose, per carità, però insomma, no, che facciano schifo, però insomma, neanche che li adori. E quindi questa taglia è nostra, non dobbiamo fare nient'altro, vero qua? No, perché tanto lo schigno è preso, dobbiamo solo andare a incassarla. Eh beh, non è una cosa da poco, insomma, una cosa piacevole. Quindi la è perché la taglia ci dà i bocchini neri, quelli del che è chiaro, no? Insomma, parte italiano. Non ho capito un cazzo io, figuriamoci voi. Che cavolo. Cioè, non mi ricordo che cazzo devo andare. Ah, di qua, ok. Mi sono ricordato. Andiamo a incassare la taglia, va che è meglio. No, di qua. Di qua. Cassiamo la taglia. E siamo tutti a cavallo. Vediamo quanto ci dà, perché ci danno i cosi neri. Ecco qui. Oh, me ne dà 10. Più 4,50. E più una roba bella da panico. Ottimo. Per la signorina. Signorina, scusi, devo equipaggiarla. Vediamo un po'. Finalmente lavora, direi, no? Che cavolo. Potere d'attacco, aumenta la vita, aumenta la difesa. Io sono molto propenso a prenderla. Sono tanto contento. Altre taglie devo trovarle. Beh, comunque, se non guardiamo, questo è di livello 9. Queste sono 14 campuata, 13 altre, 24 infattibile. Però questa è livello 9, è buona. E dove si trova, soprattutto? Si trova taglia aggiunta alle gestione di missioni, compresa taglia, compresa taglia, mi dici dove si trova? Laboratorio ed è scappato. Sono qualcuno che viene. È stato avvistato nei dedali. Oh, i dedali sono qui due passi. Che cosa gradita. Qui signor dedalo, devo arrivare da lei. Io faccio presto, promesso. Quindi i dedali sono di qua. Facciamo presto. I dedali non è tanto alto, infatti è di livello 9. Lo facciamo in fretta e furia. Scusate, ho sbagliato. Vediamo i dedali qua, è tutto fatto. Ed è anche due passi, insomma, dai, facciamo in fretta. Volevo provare un attimo con voi, visto che ci sono, da andare a pescare, per vedere un po' come la canna nuova da pesca. Facciamo solo una pescata veloce, non vi voglio annoiare. Però era giusto per vedere. Andiamo? Siccome è una canna da pesca nuova, non so più parlare. Allora, ce n'è uno là, ma è troppo lontano. Per me quello, perché di solito quelli lontani sono quelli più succosi. Però vediamo come va. Io provo a non fare staccare i pesci, ma a tirare direttamente. Vediamo cosa cambia. In teoria dovrebbe essere meglio. Vediamo. Sì, riesco a pescare senza doverlo farlo stancare. E non è una cosa brutta. Va bene, adesso mi metto qui a pescare un pochettino. Finisco tutti i pesci. Se c'è qualcosa lo faccio vedere. Ci vediamo fra poco. Tesoro! Di livello 6, la merda. Vabbè, andiamo avanti. E questo è l'ultimo. Beh, dai, non ho preso poca roba, dai, filetti vari, eventuali, tutta roba che comunque ci servirà più avanti. Ok. Si pesca molto meglio, devo ammetterlo. Beh, sono contento, una volta tanto che trovo un gioco dove la pesca non è impossibile. E quindi siamo a posto. Cosa... Perché esce qualcosa qua ogni tanto? Strano. Vabbè, dovevo andare di qua. Siamo arrivati, facciamo questa taglia, lo ammazziamo. Siamo tutti felici. Eccoci qua. Il cartello, per essere relativamente... Allora, lui dice che è qua. Sono io che non lo vedo. O è lui. Ah! Fai incontrare la noia. Ok. Messaggera della verità.
La tua visita al pozzo della madre serpente ci onora. Se vuoi visitarlo ti consiglio la massima cautela, perché abbiamo degli ospiti graditi, sgraditi, che vi sono stabiliti. Per il momento, se non altro, la sua voce è calma e gentile, ma sembra nascondere una certa preoccupazione. Oh beh, dice abbassando lo sguardo, non è niente, davvero? È una questione che si risolve da sola, col tempo, come tutto. Alza lo sguardo e fa un sorriso convincente. Davvero non te ne devi preoccupare, sacerdote. In quanto messaggero della verità, voglio aiutare il mio popolo in ogni modo. Sapevo che l'avresti detto, anche se sapevo che non ti saresti offerta, è solo che... Mi dispiace molto che sia successo, è colpa nostra, vedi, dice. Infine tira un sospiro e si rilassa. Puoi chiamarli come vuoi. Agenti, stradali, banditi, criminali. Hanno iniziato a molestare i visitatori del pozzo. Si fanno pagare un pedaggio per accedere al luogo dell'offerta. Risolverò la questione per te, sacerdote. Grazie, non so molto altro. Cerca la loro leader. Questo pozzo dovrebbe essere un luogo di fede e speranza per i Pai, i Langi e i Buru. Mi intristisce molto vederlo oggetto di un conflitto, aggiunge annuendo come per completare il suo pensiero. Ok, io non ho problemi, visto che comunque è nella nostra direzione andare qua per fare questo cazzo di cose. Dove ci, non, l'ho perso, non lo so, vabbè, andiamo avanti. Quindi, oh, interessante, altri 10 punti. Scommetto che ho una ricompensa. 1 di 2. Vediamo, infatti, oddio, ho sbagliato, scusate. Riscattiamo, vediamo un po'. 150 punti, tomo di uso. Ma io, senza nessun proprio ritegno, ci andrei a prenderlo. Allora, intanto vediamo il tomo. Ok. Poi il questo qui. Sì, livello 6 non mi interessa, però intanto io uso delle rune, esatto, quindi vediamo il nostro caro amico, che cazzo ho fatto, ho sbagliato, scusate, Omaru, cosa gli possiamo mettere? Aumenta la probabilità di critico 10% dello serie malo, e io farei così, e siamo tutti a posto. Altre rune, potenziamenti vari che poi ci guardiamo, adesso andiamo, che è meglio, vediamo un po', altra roba. Tanta, tanta bella roba. Vediamo un po'. Perfetto. Mamma mia, quanta roba abbiamo preso. Sono contento, dai, almeno l'ispirazione aiuta, la vado tanto. Salve. Ok. Siamo venuti qui per offrire il nostro tributo alla madre serpente. Molti parlano di questo posto come un luogo di cui Buru e Plangi si riuniscono in preghiera. Devo ammettere, non avremmo mai detto che dei Pai Langi avessero abbastanza fede da rendere omaggio a Nagaburo Guru. Vabbè, quello ci paga. Proviamo, dai. Ok. Ok. Benissimo. Sì, ma sono d'accordo. Fine. Oh, salve. E abbiamo preso anche il 2. Beh, sono contento. Ok, adesso andiamo a vedere se questo qui è effettivamente quello della questa. Della questa sarà sicuramente. Mamma mia, quanti ne abbiamo presi. Tanto insomma il leader penso sia così. Ok. No, sono contento, dai, sono abbastanza soddisfatto. Oh, salve signoro. Due banditi appaiono sulla via che porta al ponte e si mettono in mezzo. Benvenuti al grande pozzo dei desideri. Siete qui per fare un'offerta alla madre serpente? Per un piccolo prezzo possiamo rendere piacevole la vostra visita. Siete voi quelli che stanno cercando problemi. Cerca di passare oltre senza rispondere. I miei affari non ti vanno. Ok. Problemi?
Non creiamo nessun problema, siamo qui per aiutare, siamo guide turistiche. Questi passaggi così in alto possono essere pericolosi. Non vorrete mica che vi succeda qualcosa di terribile mentre offrite il tributo, vero? Ride. Prego, prova a prendermi i miei soldi. Come preferite, allora, dice un ampio sorriso. Gli ha ridito le orecchie. Coraggio! 10, dai, ce la possiamo fare. Ok. 28. Perché tocca a loro per iniziare? Cioè, io ho rapidità, ho criticità, ho cazzo mazzo. Sciabaglio, si è portato il culo, signora. Insomma, non in senso buono, eh. Mi dispiace, l'ho aperto in due come una cozza. Non me ne voglia. Questo c'ha molta più energia, eh. Vai. Porca vacca, l'ho aperto come un cozzone, insomma. Sì, fai quello, non ce ne frega niente. Tu sarai anche veloce, perché ce l'hai la velocità. Però io ho preso rapidità e mo ti sfoggio il culo. Eccoci qua. E l'abbiamo fatto abbastanza freddo. Questo mi ricorda una storia. Dopo magari, guarda, ce ne dici tante di storie. Tu. Ok, non ci ha dato un cazzo, però, pazienza. Mi va bene lo stesso. Quindi... ma che cazzo di dedolo di cavernino. Dobbiamo andare là. E là. Tuffo della razziatore. Penso e credo che mi perderò in modo compulsivo. Però adesso proviamo ad andarci. Vediamo un po' se qua riesco ad andarci. Sì, ce la faccio. Sì, tante belle cosine, per carità. Non è che mi facciano schifo, però. Vediamo un po'. Ok, l'unico... Oh, c'è la roba che qua. Posto per adesso dove andare. Oddio, non è vero perché dice che c'è anche qua. Mi sono perso qualcosa? Dice che di qua si può andare. Mi sono perso qualcosa. Per me è un'altra strada che non ho ben capito. Salve. Bene. Prenditi però, apri, grazie. E quindi devo provare ad andare qua. Va bene, mi va benissimo. Quindi siamo qua dentro. Ci sono degli tesori, tanti bei tesori. E qui c'è quello, salve. Preferirei essere alla locanda. Non li ho mai visti questi. Cioè, assomiglia a Ratchet & Clank. No, come cazzo si chiama? Non mi ricordo. Loro. Sono un po' interdetto. Perché effettivamente loro sono tanto deboli. E se facevo un critico era meglio. Perfetto. Dovrei ucciderlo uno. Perfetto. Questo è destino. Eh sì, è un cestino. Vediamo con questo quanto gli facciamo. Abbastanza. Braum ti farà vedere. Braum o Traum? Perché insomma gli hai fatto un trauma da panico. Questo qui, insomma, salve. È stato un piacere. Niente, signore. Male. Vai. Come signorina l'ho sfondata, eh. Perfettico. Oscia boy mi ha sfondato. Mi ha fatto come una cozza, insomma. Vabbè. Siate motivati, siate sì, felici, sì. Siate furiosi. Dammi la cura, va, che è meglio. Beh dai, ci ha dato qualcosina, cioè non è tanto, lo so, un po' di cura ce l'ha data. Allora, vediamo un po'. Allora, vado di qua, perché vado di qua? Perché dopo non c'è altra strada, devo tornare indietro, così almeno ritorno sui passi e siamo a posto. E quindi devo prendere la chiave. Porca vacca, sono rimasto malo. Vediamo se la trovo da queste parti, magari ho un po' di fortuna. Andiamo un po' qua, vai così, perfetto. E vediamo se ci danno una chiave o qualcosa per me, ce la darà verso la fine. Perdere sarà la tua più grande lezione. Davvero? Dici? Non posso aumentare la velocità, vabbè. Chissà perché, vabbè. Allora, cosa facciamo con lui? Io andrei di lei. Oh, io, ma io ho non fatto mi tutto rialzerei. Da panico. Mi è piaciuto tanto. Ma come questo? Un troll dei ghiacci!
È quello che mi piace di meno. Perciò volevo andare da lei. Certo che 600 è parecchio, ma... ha molta vita questo uomo. Oh, c'è boia. Oh, sei veloce, eh. Eh sì, tra i pugnali. Veloce per forza. Mi piace una bella batte. Una bella batte. Diventa buio. Poverino, ci dirà l'osa qui. Era quello che meritavano. Ma sei diventato... c'è preso il Viagra questo. Come è diventato possente. Scudo. Perfetto. Perfetto. Io andrei di più potenza e violenza. Insomma, direi di più pugno. Oh, salve. Anche i massi si spaccano. Però ad effetto è livello 11, Vai. Vai, Maru. Grande. Ah, cazzo, ma è anche veloce oltre ad essere grosso. Ecco qua. Data. Nagakaburos ci sorride. Speriamo bene. Interessante. Benissimo. Dai, sono abbastanza contento che questo episodio abbia fatto abbastanza. Qui c'è un cannone. Ah, devo trovare la polvere d'asparago. Interessante. Ma ci sono tante cose da fare, questo gioco mi piace. Dai, sono cose abbastanza belle. Insomma, non t'annoia da vederne una. Niente, io salvo. Perché è meglio che ci salti, ma qua se no veramente faccio un video troppo lungo e dopo vi lamentate. Quindi ragazzi, come al solito vi invito a lasciare un like, commentare se vi piace la serie, fammi sapere cosa pensate. Per adesso è tutto, saluto la Shiva. Ciao ciao.